resistenza inutile che non sopporto più. Io vi sto per annientare. Il suo disegno di distruggere il mondo è musica dolce. Stai tranquillo. Mamma mia, marmitta, aiutami tu. Io lo prendo e lo schiaccio come un ramarro verde sul muro. Stai buono. Io sono molto stanco, voglio di dormire. Hai capito? Che ridi, scemo? Capo, vi vedo a sorsorto e pensieroso. Lasciami stare che sono stanco. Stressato da questo lavoro. Ma come? Sono stressato da questo lavoro e sono stanco! Capito? Allora perché non vi prendete qualche attimo di relax? No! Non è possibile, non lo posso fare, non lo posso fare. Perché ho dei problemi, le mie azioni sono in ribasso dello 0,0000001%, capito? Magari me ne occupo. E allora la sistemazione, una situazione per poter ristabilire questo infausto dramma che mi sta prendendo. E uno di loro potrebbe scoprirlo, Emanuele Pecoraro. Giancarlo Rappa, Francesco Monaco. L'episodio di oggi si intitola Una fiaccola per Becky, un caso disperato che comunque noi tenteremo di risolvere con l'aiuto del nostro agente speciale Mauro Stelio. Ciao ragazzi! Siete fantastici! Grazie. Come va oggi? Bene. Allora siamo pronti per cominciare! Noi siamo pronti? Sì. Siamo carichi? Sì. Siamo caldi? Sì. Sapete perché? Solletico sta avendo un successo veramente incredibile, tant'è che in redazione arrivano un sacco di storie. E noi continuiamo ad aspettare sì. Le vostre storie e invitarvi di scrivere appunto su tutti i personaggi anche degli stellari, su di sì, noi, ma già ormai lo sapete. Esatto. E allora adesso vi voglio ricordare un'altra cosa, quindi se volete continuare a scriverci, io spero che ve lo facciate. Ricordiamo anche il nostro indirizzo. Appunto, no, volevo prima dire questo, che devono assolutamente scrivere la storia non più di quattro facciate sì. Di una foglia, di un foglio di quaderno. E lì appunto dovete scrivere, perché dovete sapere che le storie più belle verranno raccontate da un attore qui, nello spazio della Solletti Fiaba. E una di queste favole al mese verrà pubblicato sul giornale di Solletico, quindi avrete anche la stampa, avrete anche l'edizione. Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, se ne infischiano del gelo i cosacchi dello zar. I cosacchi dello zar. Col bacco e gli stivali, camminando tutti in fila, con la neve a mezza gamba, vanno verso il fiume Don. Ma po', così tondo che farà, rotolando nella neve fino al fiume arriverà. Ma po', così tondo che farà, rotolando nella neve fino al fiume arriverà. Rotolando nella neve fino al fiume arriverà. Rotolando nella neve fino al fiume. E di commentarvi subito dopo anche la classifica alla fine dell'undicesimo gioco e poi la classifica generale. Ma ecco qui le immagini
del getto d'acqua molto forte che stava per portare via la maschera addirittura al concorrente sloveno. Qui dei colpi all'altezza del bacino per i concorrenti che non... E qui è l'arrivo strepitoso di Marcus, altresì detto Scarpiato, che va ad abbracciare con tanto di mascherone la sua Arianna. Una grande prova dell'Italia, sono entusiasta come non mi capitava dall'82? No, dal 91, da quando ha vinto l'Italia una delle finali dei giochi senza frontiere. Ma...